Oggi è il giorno di Final Cut su iPad e la cosa è davvero interessante. Lo sbarco su un device mobile della più famosa suite di montaggio video di Apple è una notizia che rivoluziona il mondo della mobile content creation e il modo di lavorare di chi produce contenuti per ogni campo della comunicazione, compreso quindi quello dei giornalisti. Promette faville quindi questo Final Cut per iPad e promette di unire la filosofia del lavoro e l'ambiente di lavoro di FCP con l'uso della pencil dei device Apple e la manovrabilità di una ghiera virtuale che dia precisione a ogni comando in qualsiasi settore dell'editing. Costo in abbonamento 49 euro annui oppure 4,99 al mese con un mese di prova gratuita. Apple sembra molto sicura del suo prodotto. Resta tuttavia un lato B che non mi piace per niente. Per usarlo infatti bisognerà avere un iPad che monti almeno un processore M1. Una suddivisione tra chi può e chi non può, un po' alta e poco giusta, anche perché per prendere un iPad Pro di quel genere ci vogliono oltre 1.100 euro. Ne capisco i motivi tecnici legati all'architettura dell'hardware, non ne capisco il senso sociale e perfino commerciale, perché si taglia via la maggior parte degli iPad disponibili sul mercato alla stessa Apple per fare così. Dovrebbe essere rilasciato alle 3 pomeridiane GMT Greenwich Mean Time, quindi alle nostre 17. Sono proprio curioso di metterci le mani sopra e di farti sapere l'effetto che fa.